Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Paper Mario di Origami King per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio abbiamo esplorato il Tempio della Terra e abbiamo sconfitto il Cartomagno della Terra. Oggi ragazzi direi di proseguire la nostra avventura su questo titolo, finalmente possiamo far sparire quel nastro rosso, speriamo di non dover affrontare una boss fight. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo che nella descrizione di questo video potete trovare tanti link utili per acquistare a prezzo scontato questo videogame. Prima di partire, direi di parlare con questo Todd, perché come potete vedere, vende degli oggetti interessanti, per esempio il guscio di bronzo e il segnalatore Todd. Direi di acquistarli entrambi, tanto abbiamo 15.000 e passa monete. Poi tanto adesso un po' di monete le recupereremo immediatamente. Perfetto. E voilà. Adesso dobbiamo semplicemente equipaggiare premendo più i vari oggetti. Ok, allora facciamo che proseguire. Quel Todd lì per il momento non ho ancora capito come recuperarlo. No, così non si può. Vabbè, pazienza, a meno che... No, non c'è nessuno spiraglio. Lui cosa ci fa qua? Bentornati al Tempio della Terra. Stiamo di nuovo lavorando per voi, siate generosi con le offerte. Assolutamente sì, io nel frattempo però me ne vado. Che succede? Ehi Mario, hai visto quel gomba lassù? Vorrei che tu tentassi un piccolo esperimento. Di che tipo? Ora, se hai più PV, sei anche più forte. Scommetto che puoi batterlo con una martellata sola. Dai prova. Ecco, quello che volevo evitare. Vabbè, affrontiamoli. Almeno recuperiamo fin da subito un po' di monetine. So già come disporli, eh. Basta tirarli un po' avanti. Cerchio. E voilà. Allora, loro li schiacciamo con le scarpe normali. Uno, due, tre e quattro. Adesso gli facciamo 14 di danno, non più 12. E direi di utilizzare il martello lucente, va, con questi tipi timidi. Boom, 22. Non male, non male. Ma oramai i nemici di questa zona li facciamo fuori come niente. Aspettate. Ok, distrutto in un colpo solo. Fantastico, come aveva detto Olivia. Qui c'è un Todd. È successo per davvero? Io non so nemmeno nuotare. Qui c'è un oggetto utile. Dobbiamo tornare in cima alla montagna. Ok ragazzi, eccoci qua in cima a monte Belvedere. Usiamo il potere Cartomagno. Vediamo cosa succede. Grande Olivia! Si trasforma in uno Zord. Che bello questo Cartomagno. Questa tartaruga è spettacolare. La adoro. La adoro e non vedo l'ora di vedere gli altri. Ora gli do io una bella scossa. Tutti giù per terra! Ok, sta tirando giù la torre. Perfetto! Bravissima Olivia. Ok, finalmente possiamo entrare. Beh, non male, devo ammettere. C'è qualcosa qui dietro. Diamo un'occhiata per vedere se possiamo esplorare anche il retro. Ok, ma non c'è niente. Ma è suonata la campanella. Forse c'è qualche Todd in giro, anche se però non vedo niente. Vabbè, dai, facciamo che entrare. Torre Belvedere. Guardate che spettacolo. Mamma mia, c'è un buco enorme in mezzo. Wow, guarda là che funghi giganti.
E quella banana ci potresti fare frappè per un esercito. Ma hanno qualcosa di strano, no? Ah, ma non sono veri, sono soltanto disegnati sul muro. Scusa se ti ho illuso, Mario. Questo buco invece è vero. Questo è uno degli strappi più grandi che abbia mai visto finora. Temo che ci vorranno un sacco di coriandoli per coprirlo tutto. Ma dov'è andata Olivia? Beh, ma ne abbiamo tanti, eh. Non infiniti, ma ne ho un bel po'. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ehi, hai riparato quello strappo enorme. Per tutti gli origami, è mio fratello. Ho capito subito che questo era un disegno. Molto ben fatto, però. Deve essere dello stesso autore dei funghi e della banana gigante. Ehi, ma allora... Chi ha fatto questi disegni deve conoscere mio fratello. Non so come, ma non c'è altra spiegazione. Allora, intanto diamo una bella martellata qua in giro e... Ci sono un po' di Todd, eh. Mentre eravamo arrotolati tutti assieme, ne abbiamo approfittato per conoscerci meglio. Ora siamo tutti amiconi. Guarda come partono. Sì, ci sono un bel po' di Todd qua in giro. Grazie Mario, se ti viene fame passa pure a trovarmi al primo piano, lavoro al ristorante. Lui invece? Lui vende eleganti souvenir. E lui invece? Me ne sto qui e tutto il giorno a far niente. Benissimo. Cioè, fa vedere che souvenir vendi. Ah, ok, non vende nessun souvenir. Vende funghi. Cioè, diamo una martellata in giro, qui ce n'è uno. No, mi stai strappando, deve esserci un altro modo. Ok, fatto. Molto meglio. Mario, benvenuto alla Torre Belvedere. Visitarla è sempre un piacere. Sì, stiamo ancora lavorando al nostro slogan. E anche con le pulizie siamo messi piuttosto male. Questi disegni non sono male, ma mi fanno pensare a quel mostro orribile che ci ha attaccato. Era terribile, una creatura dal corpo metallico con un'enorme bocca irta di fauci. Vuoi dire che sono stati dei mostri a fare questo? Non sapevo che mio fratello fosse amico dei mostri, e non può essere altrimenti, visto che conoscono il suo viso. Beh, so che sei spaventato, ma ora c'è qui Mario, perciò non c'è niente da temere. Dico bene, Mario? Se lo dici te. Qui c'è un altro Todd. Eccolo. Non mi divertivo così da una vita. Ok, qui non c'è nient'altro. Allora, ripariamo questo strappo. Solo che ho finito i coriandoli. Che succede? Ora la porta è bloccata, non capisco cosa succede. Questo sì che vuol dire metterci i bastoni tra le ruote. Siamo bloccati. Forse per ora dovremmo solo pensare a dirigerci verso la cima della torre. Sì, ho capito, facciamo che usare l'ascensore a questo punto. È l'unico modo per salire, perché le scale sono bloccate. Sto per fare una cosa che voglio fare da sempre. Non mi giudicare, d'accordo? Secondo piano. Cosmetici, borsette, pantaloni da uomo, arance, profumi e attrezzatura da campeggio. Vuole fare l'addetta all'ascensore? Terzo piano. Biciclette, materassi, abiti eleganti, frullatori e fumetti. Come sono andata? Ho sempre sognato di lavorare agli ascensori di un grande magazzino. Anche se non ho mai visto un grande magazzino dal vero. Ma deve essere divertente, no? Ti spiace se lo rifaccio anche quando scendiamo? Non penso che ne avremo la possibilità. Per tutti gli origami ci è mancato davvero poco.
Cosa sono questi cosi appuntiti che ci intralciano il cammino? Uffa, mi hanno rovinato tutte le fantasie che avevo sui grandi magazzini. A meno che... Cari passeggeri dell'ascensore, vi prego di scusare qualsiasi disagio causato dall'emergenza a cui il mio amico Mario sta ponendo rimedio. Psst, Mario, fai qualcosa. Dobbiamo togliere queste matite colorate. Ma funziona ancora l'ascensore? Ah, ecco, stiamo precipitando. Si scende! Oddio. E niente, l'ascensore è andato. Ai ai ai. Piano terra, principesse ben spiaccicate, fantasie rovinate, vetri infranti, abbigliamento sportivo. No, siamo circondati. Hai capito? Guarda che macello. Dai, mischiatevi un po' che vi faccio il mazzo. Allora, vediamo un secondo. Tre mosse. Una. Sto cercando di capire come piazzarli, eh. Però magari proviamo così, va. Ah no, ancora un'altra mossa. Va bene così, ragazzi. Allora, posso attaccare tre volte, quindi direi di fare una bella cosa. Loro li attacco con le scarpe normali. No, l'ultimo è ancora sopravvissuto. Vabbè. Allora attacchiamo loro con le scarpe lucenti. Uno, due, tre. E non basta però. Sono tosti, eh. Martello lucente contro questi quattro qua. Devo almeno far fuori loro. Ok, eliminati. Adesso tocca... ho parato tutti gli attacchi. Fantastico. Non mi hanno fatto niente. Tre mosse, eh. Vabbè, facciamo così. Facciamo così. E facciamo così. Tanto posso attaccare due volte. Andiamo subito di scarpe lucenti. Fantastico. E adesso tocca agli altri. Loro posso ucciderli anche col martello normale. Boom! Spazzati via. Ce l'abbiamo fatta. Oh, fantastici. Adesso ho abbastanza coriandoli per riparare le scale. No, sono finito dentro il buco. Mario, cosa mi combini? Mi piace che ogni volta che cade poi cerca di pulirsi le... sì, le scarpe, i pantaloni. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sto dando un'occhiata in giro. Allora, facciamo che salire. Qui c'è un Todd da qualche parte. Oh no, anche le scale? E di sicuro ora non ti basteranno i coriandoli. Credi che riusciremo a trovarne abbastanza per ripararle? Scusate, non ho potuto fare a meno di ascoltare. Credo di potervi aiutare. Al mio ristorante sta succedendo qualcosa di davvero brutto. Mi vergogno persino a dirlo. Io sono il capocuoco, ma finché la cosa non è risolta non posso farmi vedere. Puoi aiutarmi? Se risolvi il problema senza farti notare troppo, saprò come sdebitarmi. Va bene. Intanto mi prendo questa cosa qua. Qui c'è un Todd. Voilà.
Cioè, quello sarei io? Ma cosa aveva in mente l'artista? Sono un Todd blu, non uno rosso. Scusami, non dovrei lamentarmi, soprattutto dopo che mi hai appena salvato. Eccoti una piccola ricompensa. Oh, un fungo. Ben accetto. Torniamo di lava. Mi sa che dobbiamo andare al ristorante per recuperare... No, l'ascensore è andato. Dobbiamo andare al ristorante per recuperare un po' di coriandoli. Ciao, vediamo chi c'è qua. Tanto diamo una martellata in giro per vedere se magari salta fuori qualcosa. Non c'è nessuno? La campanella è suonata. Ok, abbiamo recuperato dei punti salute. Oh, qua. Eccolo. Grazie infinite, Mario. Ti do un consiglio: non ordinare nulla dalla cucina. Quei soldati origami l'hanno lasciata in uno stato. Vediamo se riesco a spostare il carrello. Fantastico. Ciao, entriamo in cucina. Mamma mia, che macello. Un altro Todd trovato completamente a caso. Riordinare non vuol dire buttare tutto quanto in un cassetto. Lì probabilmente ci sarà qualcuno. Un altro Todd qua. Ah, ti ringrazio molto. Sai una cosa? Ho scoperto di pesare esattamente come una carota. Fantastico. Ah no, posso passare da questa parte. Anche perché c'è un altro Todd qua. Aspettate. È proprio qua, ma non riesco a... È lì. Eccolo. Uno di quei tizi origami mi ha preso, lanciato all'ingresso contro il muro, contro il soffitto, e sono finito giusto dentro quel coso. Devo ammettere che è stato un lancio straordinario. Ah, anche questo era un Todd. Pensavo che sarei diventato la colazione di qualcuno. Un cuore gigante. Ah, questo è come uno di quei programmi sui ristoranti terribili. Controlliamo per bene ogni angolo. Un altro Todd. È stato terribile, stavo cominciando a biodegradarmi. Ok, qui in giro non c'è più niente. Dobbiamo aprire soltanto questa porta. Eccoli! Che spavento. Sono tipo degli scarafaggi. Oh, non mi molla. Stai fermo. Guarda che roba, sono ovunque. Sono tipo degli scarafaggi. Ucciso anche lui. Dobbiamo andare a prendere l'altro. Dovrei averli sconfitti tutti in teoria. No, ce n'è ancora qualcuno in giro. Eccolo. Ok ragazzi, gli altri sono tutti qua in giro nella sala da pranzo. Cattivo. Forse me ne manca. Eccolo là. Preso. E non so se li ho catturati tutti, eh. Qui ci sono altri Todd. Sto cercando di capire dov'è l'ultimo. No, qui dentro non c'è niente. Neanche magari sono usciti. Vediamo un attimo. Non penso, eh. No, sono tutti là dentro.
Ok, l'ultimo dovrebbe essere qua. In teoria dovrei averli sconfitti tutti, in teoria. Ok, dovrei averli sconfitti tutti. Perché vedo che i Todd si sono calmati tutti quanti. Adesso forse ci conviene andare a parlare direttamente con il capocuoco. Qui dentro non c'è più niente, giusto? No. Allora torniamo dal capocuoco. Eccolo qua. Non sento più nessuna di quelle bestiacce. Ce l'hai fatta. Ecco, spero apprezzerai questi coriandoli finemente tritati. Buon appetito. Oh, grazie mille. Grazie mille, ne avevo proprio bisogno. Così possiamo ricostruire le scale. Vai di scale. Ce l'ho quasi fatta, eh. Ok. Abbiamo riparato tutti gli strappi, quindi adesso mi sa che possiamo procedere con calma. Qui c'è una porta. Faccio un giro veloce qui intorno. Non c'è niente. Ok, solo uno strappetto, ma tanto non si può riparare quello. E allora l'unica cosa che ci resta da fare è... No, dai, devo tornare... Non ci credo, devo tornare indietro. Ho fatto un giro inutile. Vabbè, torniamo indietro. L'unica cosa che ci resta da fare è salire in cima alla torre. Però mi sembra strano che... A parte i gomba, non ci sono altri nemici. Chiusi fuori, e sembra che spingere non ci toglierà dai guai. Ma come facciamo a raggiungere la cima se non possiamo passare di qui? Che succede? Che caspita è? Un altro di quei pastelli! Dobbiamo stare attenti. Ok, posso deviarli. Aia. Devo distruggerli. Ecco la boss fight. E non smettono. Ma da dove arrivano? Dobbiamo uscire da qui. Ho forse qualcosa in faccia. Oh, povero Olivia. No, non ci pensare proprio. Dobbiamo muoverci. Vai Mario, corri. Ah, mi è venuta in mente un'idea. No, mira qua. Eccolo. Ce l'abbiamo fatta. Ecco a cosa serviva quella specie di strappo. Tanto rompiamo questi. Vorrei fare un po' il pieno di coriandoli. No, perché potrebbero servirmi e non ne ho. Ok, direi che così va bene. Abbassiamo la scala e saliamo in cima. Presto! Vabbè. Dai, ancora uno. Spara qua. Che bombardamento. Volevo chiudere ancora sto ombrellone. Sì, vabbè, ma non è normale. Dai, qua che roba. No, il chiosco. Oddio! Oddio! Mamma mia! E adesso? Ah, possiamo andare. Vai Mario, sbrigati! Che bombardamento! Non fermarti, Mario! Ma chi è che ci sta sparando tutti sti pastelli? Cioè, impressionante! Facciamo che salvare. E...
Qui non c'è niente. No, allora facciamo che salire in cima. Ok, siamo arrivati. Ecco l'estremità del nastro. Con la faccia di mio fratello stampata nel mezzo, sta proprio firmando le sue malefatte. Non dovremmo cercare di staccare quel coso in qualche modo? Oh sì, e se ci saltassi contro dal basso? No, non funziona. Non riesci proprio a saltare più in alto di così? Oh, attenzione! Mario! Salvato per un pelo da Olivia. Caspita, ci è mancato un pelo. Come vorrei che quei bastoni smettessero di impicciarsi nei nostri affari. Oh, per poco non vi cancellavo dalla faccia della terra. E... questo cosa sarebbe? Ah, ecco chi è che sparava tutti sti pastelli. L'artista missilista. Non ne posso più di vili sabotatori come te che cancellano i miei capolavori. Non hai mai sentito parlare di me, vero? Figuriamoci. Qual è l'ultima galleria d'arte che hai visitato? Non serve che rispondi, ora ti darò una lezione d'arte gratis. Mi presento, sono Duccio Astuccio della Matitesca XII, membro della Brigata Cancelleria. Cerca di imparare qualcosa, d'accordo? Sono anche il guardiano di questo nastro e non esiterò a usare la tua faccia per gli schizzi preparatori del mio prossimo capolavoro. Brigata Cancelleria? E il tuo nome quindi è Duccio? Matrioska XV? Non è un po' troppo lungo? Senti, non ti offendi se ti chiamo solo Duccio Astuccio, vero? Immagino ti abbia mandato mio fratello per cercare di fermarci. Ad ogni modo, caro Duccio, saprai anche parlare bene e disegnare meglio, ma forse non hai ben presente chi sia il mio amico Mario. Già, proprio così, del resto avrai studiato solo arte. Mario è un eroe con i baffi e ora te le suonerà alla grande. Dico bene, Mario? Ci puoi scommettere! E parte la boss fight. Che bello però questo nemico. Rifatevi gli occhi davanti al mio arsenale di ben 12 pastelli. Ve ne farò vedere di tutti i colori. Allora. Perfetto, dobbiamo usare le frecce. Bersagli localizzati. Quella piastrella manforte non sembra attiva. Che succede? È forse spenta? Ehi, ma quello cos'è? Un pannello con su scritto on? È la prima volta che ne vedo uno. Ha l'aspetto di un interruttore, quindi magari accende qualcosa. Allora, facciamo così. Dobbiamo muoverci da quella parte. Abbiamo tre mosse, quindi facciamo così. Facciamo così. E facciamo così. Vediamo se funziona. Evita i pannelli su cui c'è un mirino. Arriva alle spalle dell'astuccio e chiudi il coperchio con il martello. Ok, quindi devo attaccarlo alle spalle. Perfetto. No! Attenzione. Allora, la mia opera d'arte ti ha colpito? Buahahaha! Occhi aperti, Mario. Quei pastelli stanno per cadere sui bersagli indicati a terra. Ok. No, mi sa che comunque davanti non gli facciamo niente. Dobbiamo fare il giro dietro. Adesso che lo so. Infatti non gli ho fatto praticamente niente. Posso parare i colpi, eh. Ok, mi ha fatto pochi danni. Adesso ha ricaricato di nuovo. Dobbiamo andargli alle spalle. Allora. Ha sparato i missili. Noi facciamo così. Ah, però aspettate. Facciamo così.
questa la giriamo così. E però devo andargli alle spalle. No, ho sbagliato completamente. Infatti. Vabbè, almeno ho evitato i suoi colpi. Tocca a lui. Allora, si è ricaricato di nuovo. È una bella boss fight questa qua, eh. Non pensavo fosse un tipo tanto tosto. Facciamo così. Eh no, però poi ho bisogno di questo. Se noi già partiamo storti. No, così va bene. Così va bene, guardate. Recuperiamo anche dei punti salute e lo possiamo attaccare alle spalle. Arti magni. Adesso chiudi. Vai che esplode. No, no, ho il coperchio chiuso, non posso fermare i miei missili. Bella, mitico, gli hai fatto esplodere i missili dentro. Forse è questo il suo punto debole, l'interno delicato. Ok, ottimo lavoro Mario. Adesso tocca di nuovo a noi. Dobbiamo colpirlo alle spalle. Facciamo così. Così. E così. Arti magni. Gli chiudiamo di nuovo il coperchio. Aha, ci hai provato. Ah, ma aspettate, vediamo un attimo. Non aveva i missili pronti. Aia. Non aveva i missili pronti. Infatti si sta ricaricando adesso. Ok, quindi gli arti magni solo quando ha dei missili nell'astuccio, eh. Adesso gli dobbiamo andare di nuovo alle spalle. Gli chiudiamo tutto. Facciamo così. Altri punti salute. Ok. Sì, è una boss fight. Una volta che avete capito come colpirlo, è una boss fight molto facile. Vai. Dai che salta tutto. Sì, poi potete colpirlo anche col martello normale. Non so quanto gli possiamo fare di danno. Ok, in questo momento è stordito. Quindi noi possiamo fare una bella cosa. Così. Così. Più che altro perché lo attacchiamo due volte. E così. Allora, facciamo che usare il martello lucente. Vediamo se funziona. E un altro martello lucente. Ah, mi fa scegliere prima. Boom! Solo 4? Che peccato. Magari dovevo attaccarlo davanti, eh. Aia. Mi ha fatto un po' male. Dobbiamo usare di nuovo le frecce per passargli alle spalle. Facciamo così. Easy easy. Dai, stiamo procedendo bene. Speravo di metterci meno, eh. Arti magni. Gli chiudiamo il coperchio.
e i missili gli esplodono dentro. Non è forte come boss, ma è una boss fight abbastanza lunga, perché tutte le volte bisogna procedere in questo modo. Stavolta gli passo davanti. Facciamo così. Facciamo così. Però non gli faccio niente. Aspettate un attimo, perché magari possiamo andare dritti così. Ci prendiamo il baule. Un altro attacco. E voilà. Guardate, eh. Apriamo il baule. Oh, monetine. Doppio attacco. Pulsante on. E adesso lo possiamo attaccare. Ah, infatti guardate, gli facciamo 15 di danno. Ottimo. Dobbiamo colpirlo dove dispone le sue matite e magari pararci dai suoi attacchi. Grrr, oggi tutti si sentono critici d'arte, ma non mi farò mancare di rispetto. Ecco il mio capolavoro. Ammira il mio formidabile attacco artobaleno. Guardate che roba. Ma cos'è, una mitragliatrice? Oh mamma. Praticamente è una mitragliatrice. Allora, dobbiamo chiudergli di nuovo il coperchio. E facciamo così. Prendiamo questo e anche la lettera. Dovrebbe andar bene. Punti salute. È il momento di essere coraggiosi. Afferra quei pastelloni con gli artimani. Se attacca, parati. Io volevo chiudergli il coperchio. Vediamo se possiamo. Forse sì. Ah, non si può. Non puoi chiudermi il coperchio durante l'attacco artobaleno. Saperlo prima. Oh mio Dio. Ok, mi sono diciamo abbastanza parato. Adesso che lo so, utilizzo gli artimani davanti a lui. Saperlo prima. Sì, beh, dovevo aspettarmelo che non mi permettesse più di chiudergli il coperchio, eh. Allora, facciamo così. On. Poi non quello. Vediamo se funziona così. Vediamo se funziona così, non ne sono sicuro. Ok, artimani. E adesso gli prendiamo i pastelli. E boom! Dai, facciamolo fuori. Perfetto, ce l'ho fatta. Grande Mario. Ci ho messo un po' troppo però per sconfiggerlo, eh. Diciamo che potevo metterci un pochettino meno. Oh, non può essere sconfitto da un misero rappresentante della volgare cultura pop. Era meglio quando eri una manciata di pixel e saltavi da una piattaforma all'altra, amico. Ok, distrutto. Mamma mia che esplosione. Cos'è? Ah, ottimo. Oh, è apparsa una nuova piastrella manforte. È come se fosse apparsa da quel duccio astuccio che abbiamo appena sconfitto. Deve essere molto importante. Usiamola. Uno, due, tre. Ho distrutto il sigillo di Re Olli. E mi sa che il nastro adesso scomparirà
Infatti. Eccolo che scompare. E questo è solo il primo. Ne mancano ancora 4. Congratulazioni, hai sciolto il nastro rosso. Bella lì. Cosa succede? Max coriandoli ha aumentato. Oh, fantastico. Fantastico, veramente. Almeno ne posso portare di più. Siamo stati grandi e abbiamo ottenuto la vittoria insieme. Casomai non l'avessi mai detto, sono sempre più convinta che io e te formiamo una squadra niente male. Ehi, ora il sacchetto dei coriandoli è più capiente. Coriandolazioni, Mario. Ok, è stato tutto molto emozionante, ma non è ancora il momento di cantare vittoria. Abbiamo altri nastri da sciogliere, dunque, quale nastro avevamo deciso di seguire dopo questo? Quello blu. Ah già, il nastro blu, che si inerpica su quella montagna rossa. Beh, un posto vale l'altro, immagino. Anzi, forse ci va anche meglio. Da qua sembra davvero bello laggiù. Ok, partita salvata. Possiamo scendere. Però mi sa che c'è un Todd qui da qualche parte. Aspettate un attimo. Facciamo che sprecare 10 monete. Vediamo cosa possiamo vedere. Ehi là, un Todd. Eccolo. Sono rimasto fin troppo appiccicato all'estremità sbagliata di quel coso. Ora tocca a me, scansati. E ce ne sarà anche un altro dall'altra parte magari? Ci provo, eh. Vediamo un secondo. Ok, no, vediamo il castello da qua. Allora, facciamo che scendere al piano terra. Ok ragazzi, siamo tornati al piano terra. Facciamo che uscire da Torre Belvedere. E dobbiamo andare a prendere la funivia. Ok, rieccoci qua. La funivia si trova da questa parte. Eccoci qua. Salve Todd. No, non ho visto che c'era un buco, scusate, eh. Pensavo fosse dipinta di nero la scala. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo sprecato anche qualche coriandolo, ma pazienza. Non ci sono altri Todd in giro, allora facciamo che parlare con lui. Ce l'avete fatta, mi avete liberato. Per ringraziarvi vi posso portare in cima al Monte Autunno, vi va? Non vedo l'ora di rimettermi ai comandi della mia funivia. È proprio dove siamo diretti, dico bene Mario? Perché il nastro blu sembra proseguire in quella direzione. Ho un passeggero in attesa, quindi fatemi sapere se volete salire o no. Volete salire su una funivia? E direi di sì. Ehi, come mai questo ritardo? C'è stato un inghippo? Va tutto bene là fuori? Sì, grazie, sto solo aiutando questi ultimi passeggeri. E ora verso il Monte Autunno. Buon divertimento! Guardate Olivia. Wow, che spettacolo! Siamo così in alto, il panorama è così vasto, le montagne sono così grandi. Vedi anche tu, Mario? Montagne di qua, montagne di là, montagne da tutte le parti. Perché nessuno mi ha detto che il mondo era così bello? Cos'è, la prima volta che esci di casa? Oh, stavi dormendo? Scusami tanto, non volevo svegliarti, è che sono così contenta. Il mio amico Mario e io siamo in missione, stiamo seguendo un luogo, un lungo nastro blu. E tu? Cosa ti porta a bordo di questa funivia? Io sono un bobomba. E questo è tutto quello che mi ricordo. Sai cos'è una perdita di memoria? Sì, come si chiama? Aritmia? Amnistia? Non mi ricordo. In qualsiasi modo si chiami, io ne ho avuto una bella grossa, perciò sono in viaggio per cercare di ricordare. Beh, tutto quanto. Dov'è casa mia? Qual è lo scopo della mia vita? Eccetera, eccetera. Hai avuto un'amnesia? Hai perso tutti i tuoi ricordi? Oh, poverino. Ehi, ho un'idea. Perché non vieni con noi?
possiamo aiutarti a ritrovare i tuoi ricordi e a farne tanti altri nuovi lungo la strada. Che ne dici, Mario? Non sarebbe bello se venisse con noi? Wow, dici sul serio? E adesso come vi dico no? Cioè, voglio dire, è molto gentile da parte vostra, ma... non ho neanche una mossa speciale, vi sarei solo d'impiccio. Cioè, magari potresti convincermi se proprio insistete, ma... va bene, come non detto. Hai ragione, è meglio se viaggi da solo. Scusa il disturbo, buon viaggio. Wow, ci sta ripensando. Che bello! Guardate come si sta avvicinando a Olivia. Zitto, zitto. Ehi, la tua offerta è ancora valida? Sai, ecco, quella cosa di venire con voi. No, perché, ecco, ci stavo facendo un pensierino sul venire con voi in missione. Tu, con quei bei baffi e quella M sul cappello, ti chiami Mario, giusto? Non so perché, ma mi suona familiare. Hai l'aria di uno con un sacco di esperienze in avventure del genere. Insomma, posso venire con voi? Per favore? Dai, vieni con noi. Evviva! Oh, guarda, la cima di quel monte è tutta rossa. Deve essere proprio il Monte Autunno. Ehi, hai ragione. Gli manca solo un cartello in fronte con scritto Autunno e poi siamo a posto. Deve essere proprio quel monte. Allora, fra poco siamo arrivati. Non vedo l'ora di sgranchirmi le gambe, sempre ammesso che ce le abbia da qualche parte. Ora che siamo compagni d'avventura, permettete che mi presenti come si deve. Mi chiamo Bobomba! Malgrado il mio aspetto, prometto di non essere una palla al piede, Mario. E vale anche per te, signorina fluttuante. Mi chiamo Olivia! Piacere di conoscerti! Posso essere sincero con voi, non mi sarei mai aspettato di fare squadra con un Bobomba. Allora, guardate che spettacolo sto paesaggio, siamo arrivati. C'è già un Todd tutto spiaccicato. Evviva! Eccoci al Monte Autunno. Wow, in questa stagione le foglie hanno dei colori meravigliosi. Un posto perfetto per fare fotografie e crearci tanti bei ricordi. Non pensi anche tu, Bobert? Signorina, io mi chiamo Bobomba, prego. Ad ogni modo dovremmo affrettarci a seguire quel nastro blu. Sì, l'ha chiamato Bobert. Bobobert. Benvenuti al Monte Autunno. Tutti pronti per un bel viaggio nella stagione più colorata dell'anno? Ah, Mario, grazie per avermi salvato. Se vuoi fare un giro sulla funivia, vieni pure da me, ok? Va bien. Allora ragazzi, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Paper Mario di Origami King qua. Abbiamo completato, diciamo, il primo livello della modalità storia. Abbiamo fatto sparire il nastro rosso, sconfiggendo anche Duccio Astuccio. E adesso abbiamo raggiunto il Monte Autunno. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti bei mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Paper Mario di Origami King. Alla prossima ragazzi!